Certifica la bontà del nostro lavoro, di tutto l'ambiente Milan, chiaramente. Sono io che ricevo questo premio, ma il premio è chiaramente da condividere col club che ci ha messo nelle condizioni ideali per lavorare bene, con i miei dirigenti che sono sempre stati presenti, ci hanno sempre sostenuto, col mio staff, chiaramente, perché mi sostengono, mi supportano e mi sopportano tutti i giorni e con i giocatori. Perché i giocatori sono stati troppo belli, troppo bravi per non condividere con loro questo premio. E con, permettetelo di dirmi, con i nostri tifosi, perché è chiaro che l'anno scorso è stata una galoppata fantastica, aver rivinto lo scudetto dopo tanti anni, aver festeggiato in modo così incredibile il giorno dopo tutti insieme a Milano è fantastico, ma soprattutto per quello che hanno fatto in questo periodo i nostri tifosi sono. Veramente meritano questo premio anche loro. Firenze, soprattutto insomma, per quello che è successo qui, insomma, mi ha riempito il cuore, insomma, mi ha fatto vedere anche tante situazioni probabilmente con una sensibilità diversa. L'esperienza ti dà più consapevolezza in tutto, ti dà più consapevolezza in quello che vuoi trasferire ai tuoi giocatori, ti dà più consapevolezza nei rapporti personali con i giocatori, però sono tante le cose che si possono fare meglio, assolutamente, quindi io penso di potermi migliorare in tantissime cose e tutti i giorni. Mi aggiorno, studio, mi applico per cercare di mettere a disposizione del mio staff e dei miei giocatori dei contenuti pieni di idee, pieni di motivazioni, di stimoli che ci possono permettere di rendere al massimo. Nel nostro ambiente, nell'ambiente calcio è molto facile dare delle etichette, è molto facile dare dei giudizi. La cosa più bella per me, ed era il mio sogno, era allenare una grande squadra per più anni. E quindi adesso esserci riuscito, comunque provare a continuare a allenare questo top club, per me è un grande stimolo, un grande orgoglio e mi dà grande motivazione. Il Milan dell'anno scorso dello scudetto, poi abbiamo giocato tante grandi partite. Difficile sceglierne uno, anche perché poi alla fine abbiamo vinto lo scudetto veramente per 2 punti, quindi tutte le partite che abbiamo vinto possono essere risultate quelle decisive, anche quella magari che sembrava la più banale. Tutta la rincorsa finale comunque è stata qualcosa di particolare, tutta l'atmosfera che si era creata intorno alla squadra, tutta l'energia che la squadra con la quale giocava è stato qualcosa di speciale. E quindi non credo che è stata la continuità della stagione che poi ci ha permesso di vincere il campionato, non una singola partita. Dopo Sassuolo, quando sono tornato in Milano, quando mi sono fumato un bel sigaro, lì ho capito tutto quello che avevamo costruito, tutto quello che si era fatto. E poi dopo, se avessi mai avuto qualche dubbio, è bastato il giorno dopo salire sul pullman scoperto per capire quanta gioia, quanta soddisfazione avevamo tutti. L'ho sempre detto, l'ho sempre sentito quando sono entrato a Milanello, ho sentito qualcosa di particolare e quindi ci speravo. Festeggerò tranquillamente con la mia famiglia, e però sì, c'è già la partita di domenica, quindi se solamente concentrazione, insomma, perché abbiamo fatto una bella settimana, ma c'è bisogno di continuare, c'è bisogno di dare continuità alle prestazioni e soprattutto ai risultati che stiamo facendo. E la dedica a tutti i tifosi del Milan, perché questo premio è anche loro.